Sì, è stata una settimana particolare per noi, perché fino a martedì io mi stavo allenando con i ragazzi, poi il mercoledì mi sono spostato da quest'altra parte in un'altra veste, quindi anche gestire queste cose, questa settimana non è stata semplice. Però devo dire, devo fare i complimenti ai ragazzi perché da quando gli ho detto alcune cose loro ci hanno messo di tutto per applicare alcuni concetti e alcune situazioni. Potevamo fare un pochettino meglio, ci è mancata un po' di qualità, diciamo, lì davanti, perché anche il primo tempo ci siamo arrivati con qualche situazione, però dovevamo fare una scelta migliore, ma anche su queste situazioni noi ci abbiamo lavorato pochissimo e lo faremo da qui fino alla fine. Credo che tutto sommato il pareggio sia un risultato, diciamo, giusto, perché anche abbiamo preso, credo, un palo e una traversa, un palo forse gol non gol, non lo so, però alla fine credo che il risultato sia abbastanza giusto. C'è rammarico perché abbiamo preso gol su un calcio piazzato, dove noi ci abbiamo lavorato in questa settimana, ma poco, ripeto. In qualche circostanza potevamo fare male, ma il Chieri comunque ha fatto una buona gara. Noi con le nostre difficoltà, perché ne abbiamo di Vi difficoltà, siete equivalsi nel gioco, e sembra. quindi merito ai ragazzi, andiamo avanti, prendiamoci questo punto e guardiamo con fiducia il futuro. Sono veramente rammaricato, rammaricato, dispiaciuto, non sono parole, la gente mi ha contestato. 2 minuti fa ho finito negli spogliatoi perché sinceramente a prescindere, insomma, una gara non ha. Io non parlo mai delle situazioni arbitrali, però, signori miei, ogni tanto, cioè noi qualche punto lo stiamo perdendo anche per questo. Io non dico mai le parolacce, non bestemmio, eh. Però, perdonatemi, abbiate pazienza. Siamo arrivati qua e mi contestavano Serra, che è il figlio del presidente. Serra, da qualche mese a questa parte, lo dite voi, è uno dei migliori. Eppure me l'hanno detti di tutti i colori. Oggi però l'avete applaudito, ma non perché era il figlio della proprietà, perché per me aveva delle attitudini. E oggi mi date ragione però. Non ho applaudito io oggi, eh. Avete applaudito voi, capisce? E la stessa cosa è per gli altri. Dobbiamo avere una tempistica. Cioè, poi a fine anno mettiamo sulla bilancia e vedremo. Datemi il tempo di lavorare. Sicuramente dobbiamo alzare il livello di concentrazione nel finale, perché c'è da alzarlo, bisogna essere più concentrati nel finale. Purtroppo abbiamo preso gol allo scadere. Dobbiamo essere bravi ad affrontare le partite tutte allo stesso modo, in una concentrazione maggiore, sempre. Come detto tu, sì, forse ci è capitata questa cosa e sicuramente cercheremo di migliorarla. Undicesimo gol subito su palla in attivo. Sì, undicesimo gol, sì, io da capitano di questa squadra, di questa città, ci tengo a dire, ci tengo a precisare anche l'arbitraggio, che da queste giornate, da un po' di giornate ci viene a mancare. C'era un rigore il primo tempo, netto, nettissimo, davvero non riesco a capire e spero che cambi qualcosa, perché ci deve essere una tutela sia da parte della squadra di casa, della squadra di fuori casa, di entrambe le squadre, solo questo.